educazione civica vuol dire educare a essere cittadini, può non solo essere fruitore, ma prenderti delle responsabilità, diventare attivo, prenderti cura anche della tua città. La partecipazione, per me è prendere parte a un evento o qualcosa, esserci dentro, viverlo e viverlo io in prima persona e riuscire a viverlo con gli altri, cioè esserci una specie di simbiosi. Dare il senso di responsabilità non come punizione, ma proprio per far capire il senso delle regole. Con il buon senso, saper vivere fuori da casa, da scuola. Il buon senso sta nel capire cosa sia più opportuno o meno fare in un determinato momento per rispettare se stessi e gli altri, per poter convivere. Educa alla convivenza, al rispetto reciproco, al definire gli obiettivi comuni e al confronto sia tra coetanei che con il mondo adulto. Da modo ai giovani di realizzare qualcosa per se stessi. In educatese questo è anche un aumentare i fattori protettivi verso i giovani. Il fatto stesso che la Wake Up sia stata possibile mette in luce che queste cose si possano realizzare, che i giovani sono in grado di organizzare qualcosa di positivo stando dentro ai contenuti, alle regole. Abbiamo vinto una bella scommessa. Tutto quello che pensavamo in realtà è enorme e realizzabile, con un po' più di indipendenza, con un'organizzazione dietro e con un lavoro ben fatto siamo riusciti a farlo. Ho trovato un gruppo di ragazzi, un gruppo di lavoro, un gruppo di viaggio che mi è piaciuto molto e dovevo prendere di nuovo la palla al balzo per questa opportunità. È stato un successo perché all'inizio era una cosa molto astratta, era un'idea tra sogno e realtà che però poi pian piano nei mesi è diventata una cosa molto concreta. Per me questo è il primo anno, però ho sentito parlare molto bene di quello che è stato fatto dalla Wake Up e spero anch'io di imparare come loro a gestire un evento come questo e a dimostrare agli altri che noi ragazzi abbiamo capacità superiori a quelle che ci vengono attribuite. Per i giovani, ma fatto dai giovani, quindi sicuramente il successo è anche dovuto a questo, che l'abbiamo organizzato noi per noi stessi. Molto spesso l'educazione è una cosa vista a senso unico, qualcuno che educa noi. Questa volta siamo riusciti noi a educare gli altri con la Wake Up. Darei la parola all'assessore alle politiche sociali e giovanili, Alida. Quando sono diventata assessora alle politiche giovanili, la prima domanda che mi sono posta è come fare ad avvicinare i giovani, come fare a rendere i giovani cittadini attivi. Credo che infatti le politiche giovanili non possano essere insomma sviluppate solamente sempre dal mondo adulto, solamente calate dall'alto, ma debbano essere sviluppate da coloro che poi giovani lo sono davvero. In un momento storico come questo, dove si parla sovente appunto di crisi economica, ma non solo, anche di crisi culturale, di crisi morale, credo che sia davvero importante cercare di avvicinare i giovani alla politica, non intesa ovviamente come partiti, ma intesa come cittadinanza attiva. Il grande risultato della manifestazione Wake Up per me personalmente è stato il fatto che una discoteca della zona ci abbia chiesto di organizzare una festa di fine anno, e noi gli abbiamo detto no perché la festa era stata organizzata direttamente dai ragazzi, quindi credo che questo sia davvero un bell'obiettivo. Il percorso è stato molto lungo, è iniziato circa nel mese di febbraio, c'è stato tutto un primo periodo di formazione del gruppo e solo in quel momento, quando il gruppo era unito, abbiamo iniziato a progettare l'evento, a decidere che cosa si voleva fare, eccetera. Un gruppo si occupava della logistica, un gruppo della comunicazione e un gruppo della parte più artistica, 2 o 3 mesi fino ad arrivare a giugno, quando c'è stato l'evento vero e proprio. People, everybody making sound. People, everybody.
innovativo di questo evento è stato anche il fatto che durante l'organizzazione abbiamo sperimentato come si debba andare incontro a una burocrazia, imparare il rapporto con istituzioni. Abbiamo dovuto seguire un iter burocratico e appunto è stata un'esperienza formativa da quel lato. Mettere tutti sullo stesso piano, quindi non fare sport dove c'è gente che facendo per proprio conto era più brava di altri, ma diciamo premiare il più sveglio e non il più atletico. Delle attività di essenzialmente di gioco non erano presenti nel calendario di Saluzzo. Ci è sembrata una cosa molto positiva vedere così tanta gente eterogenea di diverse scuole partecipare a uno stesso evento, partecipare anche in modo agonistico ma senza cattiveria o discriminazioni varie. La mia speranza riguardo questo progetto è che non venga stravolto dall'idea di partenza, che era quella di fare un progetto che riguardasse tutti gli istituti, in modo tale che non continuino ad esserci queste rivalità fra le varie scuole. Mi porto dietro un gruppo attivo, dei nuovi amici, una soddisfazione personale in quanto finalmente noi giovani siamo riusciti a dimostrare agli altri che riusciamo a creare qualcosa di costruttivo. È un modo divertente per stare con gente nuova, conoscere gente nuova, persone diverse e uguali a noi e confrontarsi, imparare dagli altri. Quindi tu non sei una persona che organizza la Wake Up, ma tu sei parte della Wake Up ed è grazie a te e grazie a tanti altri che la Wake Up esiste. Se fossi uno spot ti direi perché se hai voglia di divertirti, partecipare, vuoi andare nel posto più cool del momento, vieni a Wake Up. Però visto che è un evento reale e costruttivo ti direi fate la Wake Up.